Sai che c'è il video. Beh, un'altra divisione 1 è questa, vediamo. Certo, Nico. Complimenti con me. Complimenti. Basta, mi sono rotto i coglioni. Nota. Cambiamo. Che cazzo vi devo dire? Cambiamo. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quel Lukaku. È libero e può cazzare da lì. L'allontana senza pensarci due volte. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. L'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Occasione d'oro. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Possiamo considerare Gigio Donnarumma uno dei portieri più forti al mondo. Ha grandi doti fisiche e avendo giocato sempre ad alti livelli, negli anni è migliorato anche tecnicamente. Può ancora crescere nel gioco. Il portiere dice di no. L'ha salvata con dei riflessi da gatto. Portiere impeccabile, Fabio. Difficile fare meglio di così. Guarda.
guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Maradona guadagna metri, vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Salva Casillas. Errore qui, pallone sprecato. Prova a superare la difesa con un filtrante. Maradona è l'autore del fallo. Ecco Maradona, una bella giocata nello spazio. Davids, Griezmann, l'appoggio sulla fascia, un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione, nessun gol finora, lungo passaggio in avanti. Mosca la moneta del mamma. Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Griezmann. Ecco Mbappé. Si libera e va. Palla dentro di Mbappé. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Possibilità di occhio alla conclusione. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta, ma non ha inquadrato lo specchio. Ma vaffanculo. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Brucia l'ultimo difensore. La butta via, non trova altre opzioni. Mbappé. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Wilshere. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Allarga il gioco a destra. Palla a cercare la profondità. Ma... la boda. Devono far girare rapidamente i palloni e andare nello spazio. Ci prova con un pallone profondo. Shevchenko. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia. Guarda quanto ci metto. No, no. Park Ji-sung. Park Ji-sung. Va a sinistra, sulla fascia. Pallone interessante, in verticale. Mbappé si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé lo supera. Palla filtrata per Lukaku. Lukaku ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Ma come non le fa? Ne faccia. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Che cazzo mettendo. Deviazione dell'estremo difensore. Ha colpito molto bene il pallone qui. Madonna. E c'è un altro corner a loro disposizione. Il loro secondo corner del match. Va sul sicuro e la allontana senza pensare. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Ma io non l'ho dato del più. Io l'ho dato al centro a Griezmann e a Shevchenko. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Il fallo non c'è su del più. Vabbè, perfetto.
Perfetto, Konami, perfetto. Questo non sono Milata, mi fa pure i falli. Questo sono tre gli angoli della loro partita. Torreggia di testa. Bel tiro sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Squadre già negli spogliatoi dopo un primo tempo senza fuochi d'artificio. Non la miglior vetrina per lo spettacolo, ma se questo sport ha milioni di appassionati e anche per partite intense come questa, nonostante il risultato sia ancora solo 0-0. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Iniziano i secondi 45 minuti. Beh Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Come si fa il contrattacco per i buchi così? Vabbè. La partita è ancora lunga, ma ha voluto mettere le cose in chiaro con questo gol. La gara ha di nuovo un padrone e il merito è soprattutto suo. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Il Milan mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. La gioca a sinistra. Ora Del Piero sceglie di andare per vie verticali. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Cerca l'uomo là davanti, Lukaku. Maradona trova un modo per passare. Sbroglia evitando di farsela rubare. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Fa viaggiare il pallone in verticale. Il portiere la spedisce su. Costa curta. Scodella in avanti. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Avanza deciso. Fa sembrare tutto facile in difesa. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Neymar è ben posizionato e spazza via la palla. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Ci prova! Ci andiamo, ma guardate questo. Gioca una palla lunga. Neymar. Wilshere. Allunga il piede verso il pallone. La gioca in avanti con un filtrante. Cerca la traccia in profondità. Niente, raga, il tempino più giorno ancora. La passata poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Prova con una palla filtrante. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Cerca aiuto nella zona laterale. Ora Del Piero sbaglia il passaggio mal calibrato. Neymar. Mbappé cerca il movimento di fuori in profondità. Attenzione al tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica questo contropiede meritava un esito migliore.
Substitution for Milan. Lukaku. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Mbappé. Number 11. Neymar. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Wilshere. Prova a superare la difesa con un fittante. Rijkaard. E sbaglia completamente il suggerimento. Number 6. Joshua Kimmich. Si avvicina alla porta. Pensa al tiro e ci prova. Mancano il pareggio con questo errore. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. E non salta, raga, ma qual cazzo di cazzo da usare? Salta Cristoforo Colo. Da come stanno giocando i suoi? Allora, tutti aperti. Io non so come cazzo attaccare con questo. Tenta Filippo Inzaghi. Palla in posizione interessante. Palla intercettata. La gioca in profondità. Ma guarda un po', ma da, vabbè, dai, raga. E non restano che 10 minuti da giocare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Sceglie di andare per vie verticali. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Ho fatto a Metcus e basta. Prova a verticalizzare. Ha spazio per provare il tiro. E il pallone finisce in rete. Ora doppio vantaggio per loro. Va bene. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Kimmich. Okafor. 2 added minutes has been indicated. Pericolo in area. Filippo Inzaghi. Rijkaard. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. I giocatori tornano a casa sconfitti e delusi, hanno avuto delle occasioni per attrezzare la gara.
Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottimo, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Mbappé! Rete! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata. Ed eccola! È quello che fanno i grandi campioni. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. La Turchia si trova già in svantaggio. Un pessimo inizio. Un attacco. Pressing asfissiante. L'arbitro non fischia. Sulla destra. Mbappé. Passaggio sulla destra. Si libera della palla ed evita complicazioni. Può cercare il taglio in mezzo. Beckenbauer la gioca dietro, apre il gioco sulla destra. Passaggio splendido, una chance. Vede la splendida reazione del portiere. Guardate un po', raga. L'altezza sui calci piazzati è decisiva. C'è ben poco da fare se l'avversario salta più in alto di te. Qui cerca parata strepitosa di Unai Simon. Una parata pazzesca del portiere. Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ci mette una pezza, ben fatto. Può tentare la... Gran palo! La conclusione. Il pallone è dentro. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Istinto da predatore, raccoglie la palla vagante in sacca. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Questo è un colpo tremendo per gli avversari. Se vogliono reagire, dovranno sforzarsi di mantenere il sangue freddo, concentrarsi sulle giocate semplici e tornare a macinare il loro calcio. Errore qui, pallone sprecato. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Palla di nuovo verso il centro. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Beckenbauer. Mbappé. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. E c'è un bel pallone in avanti. E passa. A sinistra con il passaggio. La recupera con grande senso della posizione. Devi scappare. Serve il compagno più indietro. Rodri. Perché sta giocando con un attacco, quindi lo sa che lo sa. Più alla fase difensiva, assumendo un atteggiamento più prudente. Mbappé cerca di dare ampiezza al gioco. La palla viene rigiocata verso l'interno. Neymar. Beckenbauer. Mbappé la mette sulla sinistra. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Rummenig ci prova con un pallone profondo. Pallargo sull'out di destra. Stanno giocando bene in ampiezza, Fabio. Mbappé. Bell'intervento di Unai Simon. Grande intervento del portiere. Qui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Neymar.
prova ad allargare. Koundé è un po' troppo ottimista con questo passaggio. Beckenbauer, autore di un assist oggi. Non esca il partito. Non si è potuto liberare. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Riceve in aria. Può colpire. Non si fermano più, ancora a segno. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Non si può, Fabio, non si può sbagliare così là in mezzo, lasciando poi la difesa esposta. L'allenatore sarà giustamente molto arrabbiato. Si riparte dal 3-0, è un dominio piuttosto netto. Palla a cercare la profondità. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Mbappé, e se ne va. Ottima giocata qui. Passaggio in avanti. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Sceglie di andare per vie verticali. Riesce ad intercettare. Kimmich. Apertura sulla sinistra, lunga. La gioca in avanti con un filtrante. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Si fanno intercettare il pallone, serve più precisione e velocità. Mbappé tenta di allontanare il pallone. Perché non fischia? Opportunità di ripartire. Primo tempo che finisce qui. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Da una parte bisognerà gestire eventuali cali di tensione e cercare di non concedere troppo spazio agli avversari. Dall'altra servirà quantomeno una reazione d'orgoglio per rimettere in piedi una gara che per la verità sembra già buttata via. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Ci sono ancora 45 minuti per recuperare lo svantaggio. Ma perché non è questo? È un'occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Trova un modo per passare. Allontana il pericolo. Beckenbauer. Foden. Vede lo scatto e cerca la profondità. E il tocco è verso il portiere. Il portiere la calcia lontano. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Una bella giocata nello spazio. Del Piero! Del Piero! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Prova a darla profonda nello spazio. Io non credo che si aspettassero di dover cominciare il secondo tempo in una situazione così negativa. Però hanno 45 minuti davanti per dar tutto quello che hanno e almeno uscire con la maglia sudata. Avanza deciso. Niente conti. Beckenbauer. La gioca lunga sulla sinistra. Sulla fascia. È libero. Occasione ghiotta. Preferisce il retropassaggio. Prova la conclusione in porta. Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice.
al solito bloccati i messaggi. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. La famosa curva sud del Milan. No, no, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Milan e Turchia. Vabbè. Conclusione sul fondo. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Prova l'incursione in avanti. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Secondo me sarà Harry Kane, che ultimamente è il nome sulla bocca di tutti. Ci ha fatto vedere grandi cose come finalizzatore, ma non è il classico centravanti che aspetta. Prova la conclusione in porta. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questa azione dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta, una volta lì bisogna fare gol. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Prova a imbeccare lo scaccio e tiro. Il pallone spinge. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. Peccato per il tiro. Fa male i calcoli, il pallone non passa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Fa viaggiare il pallone in verticale, prova a giocarla nello spazio ma non riesce. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Kimmich, Tchouaméni. Libera tempestivamente di Tchouaméni. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. E oggi non stanno producendo tante azioni da gol.
Anche questo tiro era un po' forzato. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Bell'intervento di Massimo. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Non è parata strepitosa di Unai Simon. Gioca Anselo e trova bene il compagno. Pallone sul fondo, sì, sarà rimesso in gioco da calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Mbappé! Un riflesso fulmineo, gran parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Palla buttata via, peccato. Gioca Anselo. Pesca la traccia in profondità. Una bella giocata nello spazio. Non c'è fuori gioco, si va. Ci prova. E c'è il gol del Milan. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Questo è un gol di pura caparbietà. Era pressato, ha resistito e si è fatto largo trovando spazio per tirare. Il Milan mette a segno il primo gol della Del Piero. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Tchouaméni. Hernandez riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Colpisce e c'è la rete. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. Non è fallo. Era una di quelle occasioni in cui la cosa più semplice è anche quella più giusta da fare. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. Si riparte di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Bellingham. Davids. Scattano in avanti per una controffensiva. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Prova la conclusione. E c'è il gol della Turchia. Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori. Bravi. E figurarsi se sbagliava un gol del genere. Facile, facile. Questo Fabio è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Hanno alzato il ritmo e sono in un'ottima fase della partita. Stanno facendo pressione sugli avversari e i risultati si vedono. La gioca in avanti con un filtrante. Prova con una palla filtrante. Intervento fondamentale. Kimmi. Rivolto tasto. Tchouaméni. Bellingham. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Bellingham. Palla a cercare la profondità. Palla Bellingham. Ha la possibilità di andare verso la porta. Tchouaméni. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Passa il pallone, però male. Palla filtrante per Messi. Prova a superare la difesa. Fa buona guardia Maignan. Palla dentro di Rummenigge. Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. La Turchia completa la rimonta con personalità. E adesso la partita cambia faccia. Signore e signori, vi ricordiamo. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Si ricomincia. Nessun cambio per le due compagini nell'intervallo, a quanto pare. Traversa, ma non è finita! La palla esce dal campo, sarà rimessa per il portiere. Il
sbaglia il passaggio mal calibrato. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Beccato in offside da guardaline. Rummenigge. Ci mette il piede, conquista la sfera. Maradona, autore di un assist oggi. Ci prova con un pallone profondo. Bell'intervento di Unai Simon. Gli nega la gioia del gol, che parata! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Chouameni! Allontana il pallone. Errore qui, pallone sprecato. Pallone interessante, in verticale. Come fa poi? Grande movimento nello spazio. Cross di gioco a Cancelo. Davis. Rummenigge. C'è Messi. Bastava un tocco leggermente più accurato. L'idea però non era niente male. Ha cercato di sfondare per vie centrali. Del Piero. Conclusione ambiziosa, inefficace però. Giusto provarci, è la sua specialità. Sostituzione per il Milan, numero 15. A quanto pare ci sono 10. Dei cambi da entrambi i lati. Il campo per il numero 7, il numero 18, Messi, cambio di giocatore. Chiede lo scatto e cerca la profondità. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Mbappé cerca il passaggio ma non trova la precisione. Scodella in avanti. Vede l'inserimento del compagno. Messi l'ha salvata con dei riflessi da gatto. Portiere impeccabile Fabio, difficile fare meglio di così. Prova a darla profonda nello spazio. Sceglie di andare per vie verticali. Fantastico questo gioco di gambe. Ottima lettura, pericolo sventato. Hanno ancora sostituzione a disposizione. Vediamo se il mister vuole cambiare qualcosa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Prova a darla profonda nello spazio. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Mbappé sbaglia il passaggio mal calibrato. È mancato quel pizzico di fortuna finale. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Fa buona guardia Maignan. Riconquistano subito la palla. Cross in area. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. È un grande riflesso qui. Marquinhos cerca la traccia in profondità. Chouameni. Ecco Maradona. Quale però? La gioca in avanti con un filtrante. Quale? Pedri prova con una palla filtrante. Non c'è. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Non si tira indietro e conquista il pallone.
nello spazio per Del Piero. Ho messo nel banco. Del Piero sì, ma ha tentato in tutti i modi di raggiungere il portone, l'altro. Non so se l'hanno cambiato sport. Quella non gliel'hanno cambiato. Non ho capito cosa sta nella costruzione. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'avrebbero dovuto capire. La busta mi fa spalle di cincellino. Mancava proprio lo spazio. Oh, c'è la lavatrice. Stanno temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Fa viaggiare il pallone in verticale. Può giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Difesa molto distratta in questo caso. Non mi sono messo il bespot. Possono permettersi di perdere il costume aveva addosso. Andiamo. Verso il compagno. Perché no? Ci sarà un minuto di recupero. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Messi, che classe, ottimo salvataggio. Una parata eccezionale, un intervento d'applausi. E l'arbitro dice che può bastare. Non hanno mollato mai, hanno fatto sfoggio di grande determinazione e quando hai un atteggiamento simile, spesso alla fine riesci a conquistare la vittoria. Del Piero, come prevedibile, si porta a casa il premio per il migliore...